sciogliere anche i cuori più duri e fa tornare un po' tutti i bambini. Anche il Grinch più temibile, di fronte alla felicità dei bambini e alle decorazioni della festa, scioglie il suo cuore di ghiaccio e si arrende alla magia del Natale. Il periodo natalizio pesca ricordi nella memoria di ogni persona. C'è chi penserà a bei momenti passati con la propria famiglia, alle tradizioni culinarie e a bei momenti vissuti durante la festa. Altre persone saranno invece trasportate dalla malinconia e dalla tristezza del passato. La ninna nanna del Carillon di Anastasia è la chiave per sbloccare il suo passato. Non a caso diventa anche un valzer, al quale partecipano anche i ricordi di un passato, in fondo, non molto lontano. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Allora, io devo fare dei ringraziamenti. Innanzitutto voglio ringraziare i bambini perché in questi giorni che abbiamo studiato sono stati i miei maestri, i miei maestri di vita. Grazie. E poi devo ringraziare le mie colleghe. Non sapevo meglio, non lo so se l'hanno fatta apposta, ma mi hanno aiutato molto più di quello che non immagino. Quando un pomeriggio, Ornella, la mia stornella, eravamo in programmazione, mi fa, sai, che ti dici se facciamo il coro? Io ho risposto con l'entusiasmo, Poi invece, arrivata a casa, mi sono detto, adesso che faccio? Non lo faccio da tanti anni ormai. I miei studi musicali sono diventati cover. Che faccio? Chiamo il mio maestro che scendo da studio. Chiamo il mio maestro in Svizzera, lui è un direttore d'orchestra che lavora in Austria. Dico, maestro, mi hanno fatto questa proposta, ma io come faccio? Io non lo faccio più da tanti anni, ormai i miei studi musicali sono diventati ancora. E lui mi fa, perché hai questo timore? E io dico, mi sembra di essere, di buttarmi nel vuoto e non avere la rete di protezione. Bene, io oggi posso dire che la mia rete di protezione ce l'ho, sono 7.000 colleghe. Hanno creato in me un clima di serenità, mi hanno lasciato la libertà di fare quello che volevo. Gli hanno richiamato quando ho sbagliato, ma con molto caldo, devo dire. Però oggi sono serena perché ho la mia rete di protezione. Perché il coro? Che cos'è un coro? Un coro è un insieme di voci. Noi non abbiamo di voci che vengono da nazioni diverse, culture diverse, religioni diverse. E che fa il coro? Il coro si unisce formando un'unica voce. Perché il coro è un elemento, uno dei mezzi educativi didattici più importanti che abbiamo. Perché noi nel coro, non hanno studiato la canzoncina tante volte, stasera l'hanno ripetuto, non hanno fatto esercizi di respirazione, hanno fatto la lettura metrica, hanno imparato a usare la respirazione, stomaco, diaframma, hanno studiato. Quando sono fatto la prima lezione tecnica, io sono entrata e loro volevo cantare. Ma no, quindi oggi leggiamo, perché hanno dovuto imparare gli accenti, le pause, cos'è una frase, quindi non sono improvvisati. Perché il coro? Il coro è uno dei più potenti mezzi inclusivi che noi abbiamo. Perché il mezzo inclusivo? Perché sono tante voci messe insieme e arriva un momento tutte queste voci diventano una sola voce. E noi stasera come sola voce abbiamo tutti i bambini, gli insegnanti. Brava! Non esiste Natale senza il vostro sorriso. Tanti auguri a tutte le persone sole che soffrono o che sono in difficoltà. Che il Natale vi avvolga in un abbraccio pieno d'amore, di gioia e di speranza. Tanti auguri a tutti gli amici vicini e lontani. Che il Natale vi porti tutto ciò che state aspettando. Che sia un abbraccio, un bacio o un semplice sorriso. Tanti auguri di buon Natale dal profondo del cuore a tutti voi. Che sia per tutti un Natale di... Buon Natale!
meravigliosi, genitori compresi, veramente un'emozione grande. Ecco, la grande famiglia di Collina Castello si è completata con l'ingresso dei genitori che hanno partecipato in maniera attiva, hanno dovuto sostenere le prove con la maestra Luisa che li ha bacchettati parecchio, però ce l'abbiamo fatta. E prima di concludere, intanto un ringraziamento a tutti per aver, come dire, resistito fino a questo punto. Gli auguri di buon Natale da parte di tutti noi a tutti voi e alle vostre famiglie. Io dopo magari chiamiamo perché c'è un genitore che vuole dire due parole, però invito prima il dirigente scolastico nelle conclusioni. Io sottoscrivo le parole che ha detto la maestra all'inizio, compreso di prove dell'Italia. Effettivamente sono rimasto colpito dalla presenza dei genitori e dalle macchine che hanno invaso sia questo cortile qua che quello sottostante. E questo vuol dire che c'è molta partecipazione, che c'è senso della comunità e io sono veramente contento perché i protagonisti dopo quasi 3 anni di pandemia, di buio, finalmente possono esprimersi pienamente e per noi è una vera e propria liberazione, veramente. Io penso che sia un Natale molto sentito, molto atteso, nonostante le vicende internazionali della guerra che ci funestano sicuramente, però è un momento particolare per l'intera comunità di Disignano. Io mi sento onorato di dirigere questa scuola. Le maestre sanno che hanno carta bianca, possono muoversi liberamente nell'espressione veramente delle attività formative e questa è l'attività formativa per eccellenza. E condivido anche le parole della maestra in questo caso anche di musica Luisa sul coro. È un'esperienza anche emozionante per i bambini e questo il cantare insieme vuol dire condivisione, vuol dire comune sentire, è qualcosa che va oltre la singola parola, oltre il singolo brano musicale, è qualcosa che veramente resta poi nella vita. Vorrei esprimere come occasione per fare gli auguri a tutte le famiglie, ai genitori, ai bambini, i nostri protagonisti assoluti. Io vi voglio dire che a Bisignano c'è una comunità scolastica sana, cosa che purtroppo non in tutti i paesi ormai si sta perdendo un po' il senso della famiglia, e qui devo dire che c'è una grande partecipazione e noi siamo al servizio di questa comunità. E devo dire ancora una volta grazie alle maestre che si danno da fare tutti i giorni, un lavoro, come dire, che non si vede subito, si vede anche a distanza, un lavoro faticoso, veramente un lavoro quotidiano che a volte scoraggia, no? Perché ci sono tante problematiche, tanti impegni, tanti insuccessi, però noi riusciamo a trasformarli in successi. E dobbiamo dare a tutti i bambini, tutti, le stesse opportunità, gli stessi diritti, perché poi possano avere gli strumenti per andare avanti nella vita. Non mi dilungo perché poi rischio di superare i tempi della maestra Rocco. Alla quale veramente faccio tanti complimenti, e alla maestra Gallo. Faccio tanti complimenti e quindi vi auguro veramente un sereno Natale e buone festività. Grazie e buonasera. La maestra Luisa si avvicina un attimo.
piccolo omaggio floreale da parte di tutto il flesso di Corina Castella. Grazie a tutti. All'uscita della chiesa troverete i condumieri caldi, visto che oggi è la vigilia dell'Immacolata, quindi a Pisignano sono un po' da tradizione, quindi fermatevi un po' che tra un po' che inizia la distribuzione. Grazie. Potete fermarvi una volta la foto singola. Noi ne volevamo una a tutte le colleghe, con anche le colleghe veterane, il preside, Silvana, Monica, se ci avviciniamo tutti i colleghi. Se vi fermate c'è una piccola sorpresa, chiedo scusa perché me l'avevo dimenticata.